Bella a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video. Oggi sono qui con, che questo video diciamo un video già ne è mai fatto. Vi mostrerò tutte le uova che per ora ho preso. Quindi per ora, no, queste 4 ma me ne deve ancora arrivare una. Quindi credo che questo video uscirà quando ve le farò vedere tutte e 5, quindi vi mostrerò anche la quinta. Ma per ora partiamo da queste 4, di cui una, che questa qui, è del 2018, quindi anche abbastanza vecchia. E una si è pure rotta. Questa qua, vedi, non si regge, io la dovete mettere così perché questa non si regge nemmeno in piedi. Perché se vedete è tutto sminchiato, è già tutto rotto. Quindi ragazzi, direi di partire con quella mia preferita in assoluto. Iniziamo con quella di Optimus, che quest'anno è sponsorizzata, cioè è stata fatta dalla Kinder, quindi Kinder vuol dire sorprese grandi, ma tanto. E come vedete, già questo ci fa capire che sarà un uovo a tema anche Monster Truck. Come potete vedere c'è qui Monster Truck. E quindi è molto carino. Come vedete le sorprese si animano, infatti c'è scritto continua a giocare su Apply 2. Il fatto mi dispiace perché ogni anno la Kinder ha progettato apposito un'app apposita per le sue uova di Pasqua, ma quest'anno diciamo che ha usato quella che c'è per tutti gli ovetti Kinder, quindi Apply 2. E da dentro possono uscirci o macchinine oppure Monster Truck. Non c'è tanto, diciamo, come ad esempio l'ultimo anno che la Kinder ha fatto la Hot Wheels, è uscito proprio il macchinone da montare o del Night Shiftware o di un'altra che non mi ricordo come si chiama, che è quella che ho avuto io. Se vi andate a vedere il video che ho fatto 2 anni fa. E quindi come vediamo abbiamo questo è Roger Dodger, la macchina, mi ricordo dall'app delle Hot Wheels ho visto. Poi abbiamo il Twin Mill e poi abbiamo il Monster Truck del Bone Shaker. E quindi questo era quello di Hot Wheels, speriamo di avere qualcosa di bello. A Pasqua registrerò il video, quindi su cosa mi sarà uscito. Poi direi di passare a quello Nerf. Questo è il nuovo Nerf, come vedete è un po' rovinato, sì, anche dietro. Ma sapete, voi pensate è rovinato, potete prenderne uno meglio, ecco signori. Questo è quello che c'era migliore, erano tutti accartocciati forse a causa del trasporto. E all'interno un mini water blaster. E credo sia il pistolino quello là dell'acqua, mi sa che è la stessa, forse sarà la simile, la sorpresa è simile a quella dell'anno scorso, però anche il cioccolato al latte è finissimo. E però, signori, anche se la sorpresa non potrà non soddisfarci abbastanza come speravamo, c'è il concorso Vinci un Blaster Nerf Elite 2.0 Apple Point. Scopri il codice concorso all'interno del nuovo, collega della pagina Pasqua Concorsi Motta.it e vinci ogni giorno un Blaster Elite 2.0 Apple Point. Proverò a partecipare perché è questo qui e guardate che bello, io non lo ho e quindi si spera che riuscirò ad averlo. E speriamo, poi darò anche quest'anno poi prenderò una scatolina, che queste qua che escono da dentro le uova, e con tutto il cioccolato diversi delle uova, e assaggerò, vi darò anche il voto da 1 a 10 sia per la sorpresa che per le uova. Ma sapete già chi può essere il vincitore di quest'anno, come ogni anno. Passiamo allo schifo che diventa, cioè è bello l'uovo, però il problema, allora non so se si è rotto l'uovo o si è spostato il coso, però qua sentite, io credo che si sia rotto l'uovo perché si sente un frantumo incredibile. Però come da tradizione, e ora vi faccio vedere che cosa incredibile, questa è la sorpresa incredibile uscita dall'anno scorso, che se vi ricordate ho fatto anche il video dove si apre e esce il gioco di società. Questa la conservo, cioè questa qua è proprio bella, questo gioco di società. Ancora non ho avuto l'occasione di sfruttare e di portarmela da qualche parte in giro, però lo farò. Ve lo prometto che me lo porterò in giro e vi farò pure un gameplay.
Questa quindi è la sorpresa dell'anno scorso. Io non, ancora, io non mi sono ancora spoilerato le sorprese del Star Wars, perché mi aspetto tanto. Perché questa era bellissima. Speriamo che la Star Wars continui a fare sorprese del genere. E poi la specialità di questo uovo distrutto è che, guardate un po', nuovo gusto. Guscio interno al latte, ma guscio esterno fondente, ragazzi. Il primo uovo della Kinder fondente. Ovviamente, essendo la Kinder anche per bimbi molto piccoli, non credo che sia poi così tanto fondente, sarà un 30%. Però, mo, questo è un po' razzismo contro Darth Vader, che c'ha il casco è tutto nero e quindi hanno fatto il nero per il cioccolato fondente. Questo è razzismo. Sto scherzando. E poi anche qui continua a giocare su Play 2, quindi l'app. E niente, speriamo bene che ci esca qualcosa che sia bello. E adesso, come penultimo, perché ancora il quinto non è arrivato, ve lo farò vedere quando sarà, che mi arriverà, perché mi arriva alla Domenica delle Palme. Abbiamo l'uovo delle Lamborghini. Questo uovo è del 2018. Ed è quindi un nuovo, sì, del 2018 e sì, ragazzi, potete dirmi quello che volete, ci stanno le uova nuove, via di quelle nuove, ma io, aspetta che vi vedesse, sta registrando, sì, io sto registrando, ma io, signori, a me le uova, cioè, a me piacciono proprio queste così, e ho visto un video dove a uno gli è uscita questa qui, la Ventador decappottabile. E ragazzi, come le sono, la grandezza è quella delle Hot Wheels, e speriamo di avere sorpresa migliore della Burago, perché diciamo è stata una vera delusione la Burago, o per colpa mia perché ho pigliato un uovo con la stessa sorpresa, ma proprio la Burago non è fatta per creare modelli di scala 1.64, bensì quelli la più grandi e quelli proprio da collezione. E niente, tra queste quattro speriamo ce ne sia una bella, perché abbiamo la Miura, Lamborghini Huracan performante, la Ventador LP, quindi quella là con il decappottabile, poi questa che non mi ricordo come si chiama, ma anche questa se mi esce è molto carina. Spero più tra queste due, perché scusatemi, ma diciamo io di Lamborghini ne ho un po' Hot Wheels. Anche se mi mancano quelle retro, quindi vabbè, sono felice se me ne escono, perché nessuna delle quattro, quindi a posto così. E sì, e quindi questo era il quarto uovo. E ci quindi facciamo con questo battito di mani che porterà a far che adesso in questa stanza, mi ritroverò in questa stanza, ma con il quinto uovo da così. Regalato questo di Spider-Man. Oggi è Pasqua, quindi il video l'ho fatto tre settimane fa, così un mese fa, e invece oggi lo continuo e vi mostro questo che è il nuovo Kinder di Spider-Man che mi ha regalato mia zia. Diciamo, Spider-Man, appunto, lei non ne sa cosa mi piace a me, quindi ha detto uomo per maschietto, ok, tieni quello di Spider-Man. Però diciamo, sono curioso perché mai avevo avuto tipo una roba di Spider-Man, un nuovo di Spider-Man, quindi sono abbastanza curioso, e forse, e sì, poi c'era un altro che è della Lind, però che il mio zio, vabbè, noi scrocchiamo il cioccolato. Quindi vi auguro buona Pasqua e che vi piace il video, bella ragazzi.